Ok, allora che cosa impariamo a fare con i corsi di automatica o diciamo di sistemi dinamici? Bene, qualcosa avete già vista, entreremo un po' più nel dettaglio di alcuni di questi punti. Allora, prima di tutto, noi la prima cosa che dobbiamo saper fare, che non è un argomento che viene fornito, diciamo, come obbligatorio, è modello identificazione. Noi qui ce l'abbiamo come modulo a scelta. Il punto di partenza di qualsiasi problema di controlli, che può essere il progetto di un controllore, che può essere l'analisi, può essere il progetto di un sistema di diagnostica, è quello di avere il modello matematico del sistema che sto studiando. Cosa significa avere il modello matematico? Significa essenzialmente avere le equazioni, quello che ho detto prima, faremo tutta una serie di esempi adesso, forza uguale massa per accelerazione, le equazioni di Kirchhoff, lo scambio termico, devo sapere qual è la fisica che regola il legame fra le variabili e poi devo sapere che numerette metterci dentro. Che numerette metterci significa, in questo caso, che ho un modello, diciamo, il più semplice che posso immaginare, c'è un'equazione a un parametro, devo sapere che cosa mettere nella m. In alcuni casi io posso pensare, vabbè, ma se io ho un robot e lì avrò masse, baricentri, inerzie, c'è qualcuno che l'ha costruito, ha fatto un disegno, ha fatto un CAD, poi l'ha mandato in produzione, ho delle stime CAD. Sì, ho delle stime CAD che però non tengono conto dell'attrito perché il CAD non sa cos'è l'attrito e sono meno efficienti di quelle che io riesco a ottenere facendo l'identificazione. L'identificazione sono alcune tecniche che mi permettono di individuare, di trovare quali sono i numeri più corretti da mettere, i parametri più corretti da mettere in un modello matematico. Ho un circuito RLC. Beh, io la resistenza l'ho comprata, c'è scritto quanto vale quella resistenza. Se io faccio l'identificazione scopro che il numeretto è leggermente diverso e in alcuni casi mi può servire quasi sempre fare l'identificazione. In questo corso noi partiremo sempre già con le equazioni, quindi noi adesso facciamo tutta una serie di esempi perché io vi voglio far vedere da dove viene il modello matematico. Però questo corso parte dal modello matematico, quindi ogni volta noi inizieremo dato il modello matematico. Bene, nella realtà ve lo dovete sempre trovare voi, non vi fidate neanche quando ve lo danno. Cosa facciamo quindi col modello identificato? Facciamo analisi. Che vuol dire analisi? Analisi vuol dire che io voglio capire quali sono le proprietà di un certo sistema dinamico, le proprietà di stabilità, le proprietà di convergenza. Se io ci metto un gradino di tensione, questo circuito cosa fa? Le correnti e le tensioni che fanno? Come lo faccio a studiare? L'unico strumento che io conosco è utilizzare gli strumenti dei sistemi dinamici. Mi serve saperlo, certo che mi serve saperlo, perché voi avete scoperto che se io... Avete scoperto che se io ho un certo valore di regime, questa è una risposta indiciale del secondo ordine, per esempio, ho delle sovrallungazioni. Allora dice a me che mi interessa il transitorio, io so che questo andrà due volte alla fine. Magari ti deve interessare perché se tu hai sbagliato a comprare componenti, durante il transitorio ha un picco di 3 volte e quel picco di 3 volte magari non hai dimensionato i componenti, allora ti può servire. Se questa non è una tensione ma è una posizione, vuol dire che tu stai andando prima avanti e poi tornando indietro. E quindi se è un oggetto può essere andato a sbattere. Allora ci serve sapere cosa fa il mio sistema dinamico? Questa si chiama analisi. Un'altra cosa che, un'altra applicazione, l'applicazione diciamo, che dà il nome anche a molte diciamo, delle nostre attività, è il controllo, progettare il controllo. Avete fatto tanta progettazione di oggetti semplici, ne farete tanta anche in sistemi robotici, ne facciamo un po' di meno in questo corso. Il controllo è, diciamo, l'applicazione principe.
di quello che ci interessa, della sistemistica. L'ottimizzazione. L'ottimizzazione la vediamo solamente in maniera assolutamente marginale. Strumenti, diciamo, matematici che ci possono servire per l'ottimizzazione all'interno, diciamo, di un problema descritto con equazioni differenziali, equazioni a differenze, per ottimizzare. Ottimizzare vuol dire che io ho un certo indicatore che voglio massimizzare o minimizzare, e questo indicatore è tipicamente legato all'energia o al costo di qualcosa. Questa è una descrizione molto astratta ed è un argomento che non trattiamo molto in questo corso. Stima, verifica e diagnostica sono cose abbastanza simili. La stima e la diagnostica. Allora, se io ho un sistema dinamico e voglio vedere se funziona, no? Centralina elettrica, posso mai mettere un sensore per ognuna delle variabili? Sì, lo posso fare. Posso risparmiare i sensori. Se studio il sistema dinamico e studio l'interconnessione fra le variabili, posso magari risparmiare dei sensori. Una cosa banale: se so che c'è un legame di proporzionalità fra due variabili, una è il doppio dell'altra, ne misuro una sola, giusto? Beh, il concetto con i sistemi dinamici è simile. Non c'è un rapporto di proporzionalità, ci sono delle relazioni integro-differenziali. Ma se io misuro la posizione, devo anche misurare la velocità. E se misuro la velocità, devo anche misurare la posizione. O posso dall'una ricavare l'altra? Allora, un matematico direbbe: puoi avere uno e ti do l'altro, non c'è problema. Va bene? Scopriremo che noi, se abbiamo la posizione, non dobbiamo misurare la velocità, ma se abbiamo la velocità non possiamo ricavare la posizione. Lo scopriremo studiando, diciamo, quei sistemi dinamici spazio di stato. Va bene? In questo corso lo scopriremo. Quindi in realtà, quando io ho tante variabili che sono interconnesse tra di loro, posso utilizzare un numero minore di sensori per fare una diagnostica, cioè io ho proprio una centralina che mi dice se le cose stanno andando bene o no, e posso eventualmente poi attivare dei sistemi default se qualche variabile esce fuori, così via. La verifica, diciamo, è banale nel vostro background, non lo era quando ho cominciato io. Il concetto di fare tutte le verifiche al calcolatore oggi è scontato, cioè io prima di realizzare qualcosa mi faccio tutte le simulazioni possibili e immaginabili. Perché? Perché oggi mi costa poco fare le simulazioni, mi costa poco in termini di tempo, in termini di onere computazionale, ho già il calcolatore, eccetera, eccetera. Quando io ho cominciato, i docenti che lo spiegavano erano molto contenti di questa cosa, perché evidentemente era, diciamo, l'inizio in cui si cominciava a dare un ruolo predominante alla simulazione numerica prima di qualsiasi tipo di implementazione. Ok, cominciamo a fare qualche esempio. Adesso andiamo avanti con qualche esempietto per vedere da dove nascono questi modelli in spazio di stato. Bene, cerchiamo di toccare con mano qualche modello in spazio di stato. Questo mi serve. Allora, che cosa ho? Un circuito. Quando usate, trovate queste lettere: tensione d'ingresso, tensione d'uscita, IC, corrente del condensatore, corrente dell'induttanza, LRC. Va bene? LRC sono i parametri e uso quelli che mi dà, diciamo, il problema. Voglio scrivere il modello matematico di questo circuito. Ok? Allora, io già adesso devo fare delle ipotesi, per esempio, di adesso voi non avete fatto, voi che cosa avete fatto di elettrotecnica? Zero, qualcosa, un modulo avete fatto, quanti crediti? 12. Ok, vabbè, allora siete bravissimi. Allora, se io qui, diciamo, utilizzo questa simbologia, che
ipotesi sto facendo, che è sottintesa. Allora, stazionalità, linearità, la frequenza, diciamo, sto facendo l'ipotesi che lavoro a frequenze che non eccitino cose strane, va bene? Rimaniamo questa descrizione così. Quindi io sto facendo delle ipotesi che mi mantengono il problema molto semplice. So quali sono le equazioni che devo usare, le formule che devo usare, sono quelle di Kirchhoff. Vado a prendere il libro e vedo che lui mi dice che devo fare degli equilibri di tensione e correnti. Allora, per esempio, un equilibrio di tensione è, parto da qua, dico ni uguale, poi faccio un giro da un'altra parte, per esempio da qua, quindi questo qui è la stessa tensione, dico nu più, a questo punto apro il libro e vedo, ma qual è la caduta di tensione ai capi di un'induttanza? È legata alla derivata, ok, per cui c'è la L che mi dicono quant'è. Okay, questa è la prima equazione. La seconda equazione, faccio un equilibrio di correnti e per esempio in questo caso me lo sono fatto qua. Ok? Allora, dove sta? Quella entrante, con L uguale, con C più. Ora la corrente qui la scrivo direttamente come tensione di resistenza. Risparmio un attimo un passaggio. Mi posso fermare con le equazioni, devo andare avanti. Allora, la parte di modellistica, come vi ho detto, è una parte cui non dedicheremo, diciamo, troppo tempo. Però L ed R sono i parametri. Io qui ho una tensione d'ingresso, una tensione qua, I con L, I con C. Secondo me mi serve un'altra equazione. Rimaniamo sull'intuitivo. Che cos'è che non ho usato? Beh, qua c'è una dinamica che io non ho usato, c'è una dinamica che non ho usato, è un'espressione che adesso è poco comprensibile, ma ci arriveremo. E questa è con C è uguale C, dove state, dico nu, ok? Allora, che cosa ho qua? Ho tre equazioni differenziali e posso cominciare a fare delle osservazioni. Prima di tutto, sono lineari? Sì, perché cosa vedo? Una sommatoria di derivate i cui coefficienti sono reali e costanti. Bene, daremo un'altra volta la definizione di linearità, però no, da quello che ricordo io questa è un'operazione lineare, perfetto. Però questa non è una forma ingresso stato uscita. Devo definire questo stato. Adesso come definisco lo stato è qualcosa che ancora non so. Lo dico io. Io definisco lo stato prendendo due variabili che sono con 1 uguale la corrente nell'induttore e poi la tensione di uscita. Cosa faccio? Riscrivo tutto rispetto a questa nuova notazione, quindi non è cambiato assolutamente nulla, sto cambiando solamente il simbolo. Ingresso e uscita, ho preso come ingresso la tensione che ho chiamato d'ingresso e come uscita la tensione che ho chiamato proprio di uscita, per cui sono quelle, non c'è problema. Allora, a questo punto io qua ho U è uguale, dico nu e sia l'uscita di x con 2, io scrivo x con 2, più L. E io qua ho dei con L su dt, I con L e x punto con 1. Poi là ho I con L, che quindi è x con 1. I con C ci metto, sostituisco questo, quindi è C x punto con 2 più I con U su R, che è x con 2 su R. Ok? Allora, ovviamente io già sapevo dove andavo a finire, ma l'importante adesso cos'è? Osservare che io qui ho due equazioni differenziali, tutte e due del primo ordine. Va bene?
non è una forma proprio comodissima. Come mi piace? Mi piace avere x punto uguale, per cui io qua scrivo x punto con 1 è uguale, e qua ci metto x con 2 diviso l più u diviso l, x punto con 2 è uguale x con 1 diviso c più x con 2 diviso r c. Che cosa è successo? Beh, io ho scritto il mio circuito RLC in una forma in cui ho solo equazioni differenziali del primo ordine e mi sono messo x punto con 1, x punto con 2 a sinistra, eventualmente altre. Cosa posso osservare qui? Beh, io posso osservare che compare l'interconnessione fra le variabili. La derivata di x con 1, io spesso farò riferimento alla derivata di una variabile come la dinamica della variabile, la derivata di x punto con 1 è legata al valore di x con 2, quindi c'è una chiara interconnessione ed è influenzata dall'ingresso, ok? La dinamica di x con 2 da chi è influenzata? Da x con 1 e da x con 2, ma non dall'ingresso. Posso fare queste osservazioni, c'è una chiara interconnessione. Bene, è lineare? Sì, sono operatori lineari quello che sto mostrando. Le variabili sono u, x e y e il resto sono costanti. Però voglio riscriverla ancora in una forma, diciamo, in cui non compare RLC, la voglio più astratta, perché poi sarà una forma con cui io gestisco diverse sistemi dinamici. Allora io definisco il vettore x appartenente a Rn, u ed y sono sempre scalari, perché diciamo in questo caso specifico ho un ingresso e un'uscita, e io beh faccio un'osservazione che io qua ho x punto uguale ancora in un altro modo, non è cambiato niente. Da qui a qui io non ho cambiato assolutamente nulla, solamente riscritto. Bene? Ora che cosa ho fatto? Ho riscritto in forma matriciale. Qui io comincio a dare per scontato che tutti voi abbiate capito il passaggio da qui a qui. Significa che x punto è un vettore formato da due elementi, x punto con 1 e x punto con 2, e io qua faccio il prodotto matrice per vettore, quindi prima riga per prima e unica colonna, quindi 0 per x con 1, perché non c'è x con 1, più 1 su l x con 2, ok? X punto con 2, sta qua sotto, è uguale 1 su c prima riga per seconda riga per prima colonna, 1 su c per x con 1 più 1 su rc per x con 2. Chiaro? Questo qua è il vettore x con 1, x con 2, quindi sto facendo questo se questo. Se questo non vi è chiaro, dovete rivedervi un po' le matrici e i vettori, e domani pomeriggio io dedicherò del tempo per dirvi tutto quello che vi serve per capire il processo. Va bene? Questa cosa qui, a questo punto, che cos'è? Beh, io questa la chiamo A, questo lo chiamo B. A è una matrice, B in questo caso è 2 per 1, però siccome U potrebbe essere un vettore metto un simbolo di matrice, poi vedremo. Poi
questo lo chiamo C e questo lo chiamo D. Se giro la pagina scopro esattamente questo. Qui ci sta la stessa cosa, ho sbagliato un segno da qualche parte perché mi manca un meno, esattamente. Qui ci sta la stessa cosa meno del segno che ho sbagliato, va bene? E l'ho riscritta in questo modo, x punto uguale a x più bu, y uguale a cx più du, va bene? Che cosa ho fatto? Ho scritto x punto uguale a x più bu, y uguale a cx più du, ok? Adesso non mi interessa più che un circuito elettrico. Se io riesco a dotarmi di un bagaglio di strumenti che mi permettano di studiare questa equazione differenziale, circuito elettrico o altro, facciamo qualche altro esempio, non mi interessa. È la stessa cosa di quando voi in fondamenti di sistemi dinamici studiavate data una PDS. Chi è PDS? È modello matematico, però qua in forma di spazio di stato, e vi rendete conto che poiché qua c'è una matrice, qua una matrice, qua una matrice, qua una matrice, e questi sono tutti vettori, entreranno in gioco le proprietà delle matrici, perché io qua sto facendo proprio che cosa? Una, il termine tecnico, una mappatura da x a x punto tramite a, cioè una trasformazione. Bene, x punto è funzione di x tramite una certa matrice A, talmente importante che noi la battezziamo matrice dinamica. Ok, ma io ho scelto queste due, ovviamente adesso vi do solamente un po' di cose così, poi tutto questo verrà sviluppato durante il corso, ma se io invece di scegliere la corrente nell'induttanza e diciamo la tensione di uscita avessi scelto la corrente nella capacità, cosa cambia? Faccio le equazioni, esattamente da qua cambio, ok? Faccio le equazioni e ottengo che cosa? Altre matrici, A', B' e C'. Una volta che io ho fatto, diciamo, questo modello, a cosa mi serve? Beh, mi serve per rispondere a tutta una serie di domande, che sono le domande un po' che abbiamo visto prima. Per esempio, come varia la tensione di uscita con un ingresso a gradino? Posso stimare i con L senza aggiungere sensori? Guardate, questo è il mio circuito, ok? La tensione di ingresso la genero io, quindi io devo avere, diciamo, un generatore di segnale e so quanto vale, a meno che lo strumento non sia sbagliato. La tensione di uscita la sto misurando. Le uscite sono tipicamente legate a dei sensori, per cui io la sto misurando, la tensione uscita. Ok, voglio sapere la corrente nell'induttanza quanto vale. Devo comprare un amperometro o posso sfruttare questo modello matematico? Un'altra domanda, ovviamente risponderemo più in là, sì, la posso stimare, però devo fare attenzione a quello che faccio. Un'altra domanda a cui risponderemo: ma se io agisco sulla tensione d'ingresso, posso assegnare arbitrariamente sia il valore della corrente nell'induttanza che la tensione in uscita? Questo non è così intuitivo. Questo è un sistema piccolissimo, voglio dire, per cui magari non è così intuitivo. Se io riesco ad assegnare arbitrariamente il valore di diverse variabili con un numero inferiore di attuatori, sto facendo qualcosa che dal punto di vista ingegneristico troppo stupido non è. Va bene? In questo caso lo posso fare? Scopriremo se lo posso fare o no. R, L, C, li ho presi dal cassetto, li ho costruiti e ho fatto il circuito, va bene? Ma se è finita la R che serviva a me da 1 kΩ e quello vicino a me dice vabbè, usa questa da 2, che cambia? Prima di metterla me la faccio la domanda: che cambia? Lo posso sapere? Certo. Qual è l'influenza dei parametri sulla dinamica? Certo, perché vado a vedere se io cambio la resistenza, per esempio in questo caso cambia A22,
studio le proprietà della matrice, capiremo come, e posso rispondere, studio le proprietà della matrice, faccio una riga di MATLAB e chiedo cosa è cambiato a MATLAB numericamente, e gli dico sì, va bene, oppure no, voglio quello da un più. Bene. Ok. Altro esempio. Questo sicuramente non avete studiato, motore elettrico, no? Sicuramente non avete studiato. Ok, meglio, che non ci interessa come funziona, ci interessa solo una cosa. Come funziona il motore elettrico? Io vado, apro il libro di macchine elettriche e scopro che se io alimento, cioè metto il mio bravo motore elettrico e lo alimento con una tensione ai capi del motore elettrico, quello che succede è che lui si comporta entro certi limiti come un circuito di questo tipo: induttanza, resistenza e una caduta di tensione che viene chiamata la forza controelettromotrice. Questo signore dà una caduta di tensione qua, che è quella che serve per alimentare il movimento del motore, caratterizzato da una certa inerzia e da una certa coppia. Complicatissimo, vediamo se è complicato. Mi faccio il mio bravo Kirchhoff e ho dicono I uguale, faccio un giro da qua, di M più RI più L dei suddetti, poi la caduta di tensione, prendo il libro e scopro che è uguale a la velocità angolare del motore. Lo sforzo di modellistica l'ha fatto qualcun altro, a me non mi interessa, so che la caduta di tensione qui è proporzionale tramite un certo K che dipende dalle caratteristiche del motore alla velocità angolare, proprio la velocità angolare di rotazione del motore. Poi, secondo principio della dinamica, forza uguale massa per accelerazione, però per il moto rotazionale, forza uguale massa per accelerazione, coppia uguale inerzia per accelerazione angolare. E aggiungo un attrito viscoso che non fa mai male. Che manca? Ah, giustamente, qual è la coppia che fa girare il motore? È proporzionale alla corrente che passa nel circuito tramite lo stesso K. Ho preso l'equazione del libro, va bene? Non so niente, posso studiare il motore elettrico? Sì, lo posso studiare. Allora, prima di tutto ci sono troppe equazioni. E io come faccio a sapere che ci sono troppe equazioni? Beh, lo capiremo, ve lo dico dopo. Per ora ci sono troppe equazioni, so che posso fare delle sostituzioni, per esempio posso sostituire il tau, per esempio posso sostituire la forza controelettromotrice, e ottengo queste due equazioni. Guardate, le ho già scritte mettendo a sinistra le due derivate del primo ordine, quindi diciamo posso con molta naturalezza definire lo stato x, faccio x1 e x2, che sono la corrente
e la velocità angolare. Corrente, ampere, velocità angolare radianti al secondo. Una grandezza elettrica e una meccanica. Sono cose diverse, vanno tutte insieme. Questo bisogna fare attenzione perché lo perdo di vista spesso il senso fisico della cosa. Però i vantaggi sono superiori rispetto agli svantaggi. Ingresso e uscita, l'ingresso è la tensione, l'uscita, in questo caso ho preso la velocità angolare, avrei potuto anche voler studiare qual è l'angolo del motore, se per esempio mi serve solamente per posizionare un'antenna. Invece se voglio studiare la velocità angolare, magari il motore elettrico di un'automobile magari è un nastro trasportatore, va bene? E quindi mi interessa più la velocità angolare che non la sua posizione. A questo punto avrete capito che io faccio solamente delle sostituzioni e ottengo qualcosa che è veramente molto simile al caso precedente, perché io, guardate, x punto è uguale una matrice di coefficienti che sono numeri reali, che dipendono da che cosa? Beh, dal motore che ho comprato, da questo, dall'attrito. Questo è l'attrito, non l'ho comprato, l'attrito è quello che, diciamo, del costruttore, che lui non neanche lui lo sa, cioè è da quanto è lubrificato, da tante cose, e basta. Poi l'uscita è proprio la velocità angolare, e ancora una volta a questo punto la domanda, diciamo, principe qua è: voglio controllare la velocità angolare, deve fare quello che dico io, lo posso fare? Lo faremo, certo, si può fare un bel controllo qua. Cosa succede se cambio questi parametri? E sapendo che io sull'attrito non ho controllo, cioè nel senso che non lo gestisco io, e me lo dà, diciamo, una volta costruito è quello, poi è meglio che mi studio cosa succede se un attrito più alto, più basso, eccetera eccetera, oppure se è necessario uno sforzo per lubrificare o no. E se avessi scelto la posizione angolare invece della velocità angolare, eccetera eccetera. Sono tutte domande a cui risponderemo nel corso del modulo. Ok, adesso vediamo qualcosa di leggermente diverso, no? Meno diciamo ingegneristico, un sistema biologico. Questo è un metodo, diciamo, è un modello di sistema dinamico che è composto da due famiglie, una di prede e una di predatori. Chiaramente interagiscono fra di loro, prede e predatori, va bene? Ora, come interagiscono? Estremamente complesso. Un metodo storico, diciamo storico perché Volterra è uno dei primi che l'ha proposto, faceva delle semplici considerazioni per dire: ma secondo me, vediamo secondo lui che succedeva. Allora, lui diceva: se una variabile indica la numerosità della preda e la variabile la numerosità del predatore, vediamo intuitivamente se aumentano le prede. Questo fa bene o fa male alla numerosità dei predatori? Se aumentano le gazzelle, i leoni sono contenti o no? E quindi aumentano, diminuiscono, rimangono uguali? Secondo me tendono ad aumentare, va bene? Perché, diciamo, vuol dire che si riproducono, vuol dire che mangiano e si riproducono. Per quanto riguarda la preda, se aumentano le prede sono contente? Allora, il fatto che, diciamo, ci sia una certa popolazione di per sé tende a farla aumentare, perché, diciamo, mi riproduco, ok? A un certo punto, e quindi dove lo modello questo fatto? Vediamo un attimo, x punto uguale a x1. A sono tutti numeri positivi, ok? Quindi A è un numeretto positivo, non mi interessa quant'è. Significa che la derivata aumenta, significa che cresce la popolazione delle prede. Perché? Perché si riproduce. Ok, perfetto. Però in questo modo io avrei un sistema a risorse infinite. Se sono prede, qualcosa deve mangiare che deve finire prima o poi. Che cosa ha fatto Volterra? Ci ha messo questo fattore qua.
Dice ok, però quando diventano troppi non può continuare ad aumentare il mio modello, deve diminuire. E di quanto diminuisce? Lui ci ha messo, guardate, un quadrato, cioè ha cambiato quella che è proprio il legame funzionale. Dice va bene, per numeri piccoli è vero, per numeri grandi deve diminuire. Quindi la funzione x1 è lineare, la funzione x1 quadro è parabolica, quindi per x1 grande la parabola va all'infinito più velocemente della retta, e per cui questo tiene conto, diciamo, di questo fenomeno diciamo, della limitatezza delle risorse. Va bene? E dove stanno i predatori? I predatori li ha messi qua. I predatori li ha messi qua in una maniera che è, diciamo, col segno meno, perché i predatori fanno diminuire la popolazione, non solo, ma l'ha messa proporzionale al prodotto fra la numerosità delle prede e la numerosità dei predatori. Va bene? L'ha giustificato con tutta una serie di considerazioni biologiche, noi vediamo quelle matematiche. C'è qualcosa che comincia a disturbarmi rispetto ai casi precedenti, ma non a disturbarmi, che devo notare rispetto ai casi precedenti. Dopodiché, per quanto riguarda la dinamica del predatore, beh, la dinamica del predatore, sì, questo è il predatore, aumenta in base sia a quanti predatori ci sono che a quante prede, quindi c'è un bel prodotto dei due, ma diminuisce se ci sono troppi predatori. Tant'è vero che c'è concorrenza, no, fra i predatori. Cosa noto dal punto di vista matematico in queste due equazioni? Non sono lineari. Quali sono le operazioni non lineari qua che voi vedete? Il prodotto e il quadrato sono due operatori non lineari. Quindi nei casi, gli esempi fatti precedentemente sono lineari. Questi qua è non lineare, quindi io non vado avanti e non scrivo in forma di matrice vettore, perché non posso. Va bene? La formulazione matrice vettore lo vedremo, è possibile solamente quando è tutto lineare. Ok. Un modello del genere, che è, diciamo, un modello che serve così per descrivere un po' la dinamica delle popolazioni, faccio delle domande, ma se io lo facessi evolvere, potrei avere che a un certo punto o le prede o i predatori vanno a zero? Se fosse così sarebbe un po' strano, visto che c'è un equilibrio dinamico che dura, no, da un po' di tempo. Effettivamente questo qui è un sistema non lineare che è caratterizzato, non si vede a occhio, lo dico perché lo so, che è caratterizzato dal fatto che c'è una continua altalenanza tra numerosità di prede e predatori. Va bene? E non si va mai a regime, non avete mai che la popolazione dei predatori è 100, punto. Magari più o meno uno, perché no, uno muore, uno nasce, no. Avete sempre un'alternanza di numerosità. Un altro modello riguarda la dinamica della popolazione. Questo è molto semplice, però permette di fare delle previsioni economiche. La dinamica della popolazione dice questa: voi dividete la vostra popolazione in classi, per esempio, di età. Allora, studenti universitari, classi di età sono classi di anni, fate primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno. Popolazione, fate classi di età ogni 5 anni, per esempio. La dividete e avete che lo stato è dato dalla numerosità della popolazione in quella classe. Quindi tutti gli studenti del primo anno, tutti quanti i cittadini da 20 a 25 anni. Qual è la dinamica? Beh, la dinamica è molto semplice. Gli studenti del primo anno passano al secondo, tranne quelli bocciati. Va bene? Quindi la dinamica come la scrivo? Beh, io la scrivo con un'equazione alla differenza. E com'è? Guardate, lo studente al tempo K della classe I, quindi facciamo l'esempio, lo studente oggi del primo anno, com'è legato allo studente l'anno prossimo del secondo anno? Quindi l'anno prossimo sarebbe K più 1,
e il secondo anno è la classe successiva. Beh, ci vanno tutti tranne i bocciati, ci va una frazione. Questo beta con i è il coefficiente di sopravvivenza. Se è una classe di cittadini è proprio il coefficiente di sopravvivenza, cioè sono quelli che non sono morti. Volete fare un modello più complicato? Quelli che sono, non sono morti e non sono emigrati, per esempio. Tutti quelli che non hanno lasciato, se state considerando un paese. Va bene? Ok, questo vale per tutte le classi, tranne quella iniziale, quella di ingresso. Se io sto modellando un istituto superiore, chi arriva al primo anno? Quelli che arrivano dalle scuole medie, è un ingresso, è un input. Se sto modellando una popolazione, invece no. Perché? Beh, perché è legata alla riproduzione fisica proprio delle classi in età fertile. Per cui io ho che la dinamica della classe 0 al tempo k più 1 è legata a tutta, diciamo, la riproduzione di tutte le classi di età fertile con dei coefficienti. Me li dà qualcuno, faccio finta che li conosco, va bene? Ho messo minimo e massimo e qua ci sta 15-50, potrebbe essere l'età, ma in realtà io potrei fare anche 0-200 e poi lascio 0 per i coefficienti, diciamo, troppo bassi e troppo alti. Va bene? A cosa mi serve questo modello matematico? Questo modello matematico serve per capire come evolve la popolazione di una certa classe e quindi, beh, per esempio le stime pensionistiche, delle spese pensionistiche. Io conosco la fotografia attuale e faccio delle previsioni con le attuali politiche utilizzando, diciamo, i dati economici degli anni precedenti, facendo delle ipotesi che rimane tutto uguale, come evolve la spesa pensionistica. Posso fare qualcosa di un po' più elaborato, posso mettere degli input a delle classi di età diverse, che sono? Sono l'immigrazione, posso gestire delle politiche di immigrazione, ovviamente non in paesi che, diciamo, sono aperti come i nostri, ma in Australia lo potrebbero fare, no, è difficile arrivare lì, per cui possono decidere le politiche di immigrazione, oppure le potete stimare e vedete come cambia la popolazione, va bene? Quindi è un esempio molto semplice ed è il primo tempo discreto che facciamo. Non c'è il tempo in secondi qui. Possono essere anni, ok? Però in realtà noi parliamo di campioni. Questa è la matrice dinamica. A occhio non ci dice niente. Alcune cose le potete vedere a occhio nelle matrici dinamiche, impareremo a capire qualcosina, però, diciamo, ho bisogno di uno strumento informatico per capire le proprietà. Ok, guardiamone un altro, sono sempre molto semplici, messi diversi molto semplici. Beh, anche il prodotto interno lordo è un sistema dinamico. La definizione è abbastanza complessa, questo è il modello più semplice che ho trovato. Vediamo. Avete con P, è il prodotto, è proprio il PIL, va bene? C sono i consumi, I gli investimenti e G le spese statali. Quindi il prodotto interno lordo è semplicemente dato dalla somma di questi tre numeri, che sono quindi consumi, investimenti e spese statali. Come evolvono i consumi da un anno all'altro? I consumi sono legati al PIL dell'anno precedente. Quindi più sono ricco e più l'anno successivo consumo, va bene? Quindi C in K più 1 è uguale a un certo coefficiente per il PIL. Questo coefficiente si chiama propensione al consumo e varia da paese in paese, ok? I paesi che non risparmiano, quando sono ricchi spendono, altri paesi mettono in banca a danno del PIL, perché se uno mette in banca qua non compare. Gli investimenti, la definizione investimento non saprei dirvi bene esattamente cosa cade qua, però diciamo gli investimenti da cosa sono legate? Dal differenziale dei consumi, cioè l'investimento in K più 1 è la differenza fra quello che consumo adesso e quello che ho consumato la volta precedente, sempre a meno di un coefficiente, va bene? Che regolarizza un po' le cose, ok? E quindi
Beh, e quindi a questo punto io, diciamo, se definisco uno stato come consumi, l'altro stato come gli investimenti, le spese statali come gli ingressi, quindi è un modello in cui io decido le spese statali che sono l'ingresso, l'uscita è il PIL perché voglio studiare il PIL, il mio modello matematico è questo. È un modello molto semplice. È un modello lineare per cui posso scrivere le sue brave matrici in cui compare una cosa nuova rispetto ai modelli precedenti. Vediamo un attimo cosa compare di nuovo rispetto ai modelli precedenti. Guardate, forza uguale massa per accelerazione. Forza uguale massa per accelerazione. Se io voglio agire sulla posizione di un oggetto, io posso imprimere una forza su quell'oggetto e vuol dire che io sto alterando la sua dinamica al secondo ordine di derivata e la natura non ci consente di fare altro. Voi non potete cambiare la velocità di un oggetto, voi intervenite spingendolo, quindi voi o fermandolo oppure dandogli un calcio, state intervenendo a livello di forze. Bene, la posizione viene come doppio integrale. Quindi quando voi avete il vostro bravo U che è una forza, la U la trovate sopra, su X punto. Invece qua guardate qual è la differenza. In questo modello matematico, per quanto riguarda il PIL, le spese statali sono già una parte dell'uscita. Quindi voi potete alterare le spese statali nell'anno stesso in cui state usando l'ingresso. E questa è una cosa un po' particolare, va bene? C'è un legame algebrico ingresso-uscita. Questa matrice D, che in questo caso è uno scalare, vale 1, la maggior parte delle volte noi non ce l'avremo perché i sistemi fisici che noi studiamo non possiamo alterare la posizione di questo oggetto istantaneamente. Noi applichiamo una forza, quindi cambiamo la sua accelerazione, quindi la sua velocità, quindi la sua posizione. Quindi se l'uscita è y, qua non ci sarà mai la mia forza. Va bene? Alcuni sistemi particolari hanno la d diversa da zero e vedremo anche come si definiscono. Ok, finiamo. Estinzione del debito. Avete comprato qualcosa a rate? Allora, comprare a rate è un sistema dinamico. Vediamo un attimo, il vostro debito ha una è scalare, lo stato è semplicemente una variabile, quindi è ingresso uscita in realtà. Allora, lo stato è il debito, lo stato è il sistema dinamico, quindi all'istante iniziale partite che avete fatto l'acquisto e avete quel debito, quindi x all'istante 0 vale un certo numero. Vi hanno fatto questo bel debito con un certo tasso di interesse annuo, che assumiamo costante, e definiamo alfa come la rata annuale. Okay? La dinamica del debito è questa qua, è molto semplice. Senza alfa, il vostro debito può solo crescere, va bene? Quindi x in k più 1 è uguale a chi? Al debito che avevate prima aumentato del tasso di interesse, 1 più rho. Quindi evidentemente rho lo devo esprimere non in percentuale per come l'ho scritto. Va bene? Quindi il 4% sarà 0,04. Okay? Cosa fa la rata che voi pagate? La rata che voi pagate abbatte di quella quantità il debito, punto. Quindi meno alfa è costante, abbiamo fatto l'ipotesi della sosta costante, ok? Quindi questo qua rappresenta la dinamica del debito. Ora, poiché è molto semplice, io cosa voglio fare? Voglio scrivermela istante per istante. Allora, guardate, il primo anno x con 1 è uguale 1 più rho x con 0 meno alfa. Il secondo anno
con 2 è uguale 1 più rho x con 1 meno alfa, ma 1 più rho x con 1 a sua volta x con 1 so essere uguale a 1 più rho x con 0 meno alfa, va bene? Quindi sto andando proprio per semplice sostituzione, non faccio niente di complicato. Quindi ho 1 più rho al quadrato x in 0, poi ho meno alfa meno 1 più rho alfa. Ok? Mi sono fermato all'istante 2. Allora, qui è facile vedere cosa sta succedendo. X con 1, 1 più rho x con 0. X in 2, 1 più rho quadro x in 0. Se vado avanti scopro che x k è 1 più rho alla k x in 0. Si vede facilmente facendo le cose iterative. È meno intuitivo questo. Se mi metto a giocare posso dimostrare, lo faremo, per cui adesso lasciamolo in pace, che io posso scrivere il generico valore del mio debito all'istante k come 1 più rho alla k per il debito iniziale più, e più c'è una cosa strana qua, una sommatoria strana che moltiplica meno alfa. Allora, ignoriamo completamente, diciamo, non cerchiamo di capire cosa c'è in questa sommatoria, cerchiamo un attimo di focalizzare l'attenzione su un aspetto. Alla fine il mio debito è dato dalla somma di due termini. Da una parte ho il debito iniziale, va bene? E dall'altra ho la rata. Allora, lo ridico con un linguaggio diverso. Da una parte ho le condizioni iniziali e dall'altra ho l'ingresso. Che vi ricordo? Molti di voi si sono stati bocciati su queste domande fondamentissime di bilancio. Quando ero nella stessa stanza lo sentivo, adesso lo sento di meno, però immagino che... Cosa vi ricorda? Posso separare lo studio delle condizioni iniziali dallo studio del forzamento. Vi ricorda niente? E chi è che cosa mi consente di fare di studiare separatamente l'evoluzione libera forzata? La linearità, esatto. Allora, questo è un sistema lineare e quindi posso studiare separatamente le condizioni iniziali, quindi il debito evolve per fatti suoi e il vostro forzamento, diciamo, è l'ingresso, cioè la rata che pagate, che diciamo abbatte il debito. Allora, a cosa mi serve questo? Vabbè, giusto per curiosità, se voi volete conoscere la rata per azzerare il debito a K grande, si può calcolare la formuletta proprio chiusa facendo dei conti e vi viene che questa è la rata che dovete pagare. Quindi se adesso andate a vedere la rata che avete fatto, potete vedere se vi hanno applicato veramente il tasso che, diciamo, vi avevano detto. Va bene? Ok, adesso vado un po' più veloce. Qui c'è un modello dinamico di quella che si chiama supply chain, cioè la catena di approvvigionamento. Se voi avete la necessità di approvvigionarsi di materiale grezzo e prima di arrivare al prodotto finito avete degli stati di lavorazione intermedi, significa che voi avete la necessità di preservare, di conservare tutti i semi lavorati che magari non possono essere esposti alle intemperie, magari hanno bisogno di una certa temperatura o altre di protezione, nel senso dai furti, eccetera eccetera. Cosa dovete fare? Dovete dimensionare i magazzini. Però come fate a sapere di quanto ne avete bisogno? Beh, un modello dinamico abbastanza semplice vi permette di calcolare, in questo caso ci sono solamente tre stati,
vi permette di fare il modello matematico e di stimare, di fare l'analisi, per esempio, dell'evoluzione. In base a quello che vi sta arrivando, quanto sarà la necessità di immagazzinamento, per esempio, e se c'è bisogno vi fittate un capannone per 2 o 3 anni, perché magari chi vi sta dando quella materia prima, diciamo, magari vi conviene prenderla a quel prezzo in quel momento, non siete voi a controllarlo, e tante altre variabili su cui non avete il controllo. Se lo fate prima, evitate di avere problemi all'ultimo momento. La catena di Sant'Antonio. Quando io ero ragazzo, diciamo, questa cosa esisteva in forma di foglietti fotocopiati, in cui dicevano: allora, tu devi pagare 10 euro a una certa persona, e davano il riferimento. Se tu paghi e fai fare lo stesso a 5 persone, alla quinta iterazione riceverai 1000 euro. Okay? Ora, cosa significa? Significa che se io con X chiamo gli euro che ha preso il primo, XYZ è il primo, quello che ha avuto l'idea per primo, alla iterazione K questo signore ha avuto, ogni iterazione lui ha, diciamo, 5 volte quella precedente, se tutto va bene. Facciamo l'ipotesi che tutti quanti obbediscano a questa cosa. Le condizioni iniziali sono i 10 euro iniziali. Quindi la dinamica di quanto ha guadagnato questo signore è 5, cioè quante decidi siano le persone, elevato alla K per la cifra iniziale. Dopo solo 5 iterazioni, il signore iniziale ha guadagnato 31.000 euro. Va bene? Ma quante sono le persone coinvolte? 3.125. Allora, questa cosa fa ridere, detta così. Qualcuno ci è caduto, nel senso che continua a caderci, e fa ridere, perché detta così è palesemente una trappola. Bene, andatevi a vedere lo schema Ponzi e il marketing multilivello, si basano su questa dinamica e non fa più ridere. Uno è andato in galera, ma il marketing multilivello ci sono cascate società e società, voglio dire, continua a riproporsi con vesti diverse. Va bene? Quindi evidentemente la catena di Sant'Antonio, diciamo che se io la chiamo catena di Sant'Antonio fa ridere, ma adesso voi non sapete neanche che vuol dire catena di Sant'Antonio, giusto? O si chiama ancora catena di Sant'Antonio? Sì, e allora si chiama ancora. Manda questo altri 5 amici, altrimenti si buca la ruota del motorino. È uno scherzo, va bene? Però c'è gente che ci fa le truffe. Ok, sequenza di Fibonacci ve la guardate voi con calma. La sequenza di Fibonacci è un sistema dinamico descritto da equazioni alle differenze lineare. Dove si trova la sequenza di Fibonacci? Dappertutto, va bene? Si trova dappertutto. Mescolamento dei liquidi, guardatevelo per curiosità, ma anche no, diciamo, sopravviverete. E domani cominciamo con una rappresentazione, uno schema a blocchi dei nostri bravi modelli matematici. Bene? Domande? E allora, ci vediamo.